E torna anche oggi Padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana, siamo nella terza domenica di Pasqua. E questa liturgia cerca di farci comprendere quale sia il significato vero e profondo per il cristiano della Pasqua del Signore. Passione, morte e resurrezione del Cristo. Sì, noi dicemmo nel giorno delle palme, se ricordano bene le nostre amiche e i nostri amici, che poi dopo la Pasqua c'è questo periodo che va fino alla Pentecoste, che è poi direi la pienezza della resurrezione, che Gesù Maestro risorto insegna ancora e prepara i discepoli innanzitutto a una fede ecclesiale, così come domenica scorsa, nella Domenica della Misericordia, ha fatto con Tommaso e con ognuno di noi. Ma poi nei giorni feriali abbiamo visto, per chi celebra l'Eucaristia, c'è un ritorno continuo a tutti i Vangeli della Pasqua e anche nelle domeniche, ovviamente dopo Pasqua. Oggi ci aspetta la pagina di Luca, famosissima, Luca 24, quella bellissima pagina in cui ascoltiamo l'incontro narrato dal grandissimo Luca del risorto con i discepoli che sono in cammino verso Emmaus, questo paese delle terme, e sono due discepoli sconosciuti. Come Tommaso domenica scorsa ha rappresentato il difficile itinerario verso la fede pasquale, così questi due discepoli ci rappresentano. Uno di questi si chiama Cleopa, il figlio del tuono. Molto probabilmente doveva essere lo zio di Gesù, il fratello di Giuseppe. Siamo nello stesso giorno della Pasqua. Luca lo annota subito, in quello stesso giorno, un giorno denso di avvenimenti, un giorno iniziato al mattino presto con la scoperta di quella tomba vuota che noi diciamo sempre memoriale aperto e che poi si concluderà con l'ascensione. È il giorno della nuova creazione, quel giorno che Giovanni nel giorno della Pasqua ha chiamato il giorno 1. Non primo, il giorno 1, il giorno che ci richiama la luce separata dalle tenebre, la resurrezione e il compimento della creazione. Ed è il giorno 1 che poi diventerà per noi il giorno del Signore, la Pasqua della settimana, come la definiamo sempre noi liturgicamente, la domenica, il giorno in cui la comunità cristiana viene radunata per fare questo cammino che hanno fatto i discepoli di Emmaus. Proprio in questo giorno, Cleopa e quest'altro discepolo senza nome fanno un cammino che è inverso a quello di Gesù. Gesù ha fatto un cammino decisamente rivolto a Gerusalemme, ha detto Luca nel capitolo 9, al versetto 51. Adesso invece loro fanno un cammino contrario, un anticammino. Lasciano Gerusalemme, la città santa, verso la quale invece Gesù si era diretto, non ricordando che un profeta non può morire fuori di Gerusalemme. Gesù l'aveva detto. E in tal modo mettono fine, in un certo senso, alla loro sequela, perché il discendere verso Emmaus è un abbandonare la comunità degli undici. C'è una sorta di cammino di devocazione, un cammino contrario a quello della vocazione. E i due discutono, anzi, sbattono l'uno contro l'altro queste parole. Il testo greco di Luca è molto vivace. In questo senso fanno un po' la cronaca dei giorni di Gesù, ma non hanno capito assolutamente il mistero di salvezza che si è compiuto in questi eventi. E allora è Gesù che si avvicina, è il risorto, lui è la resurrezione, la vita, con grande condiscendenza si accompagna, si mette a fare la strada insieme con loro. Ed è bella questa strada, siun odos, fare insieme la stessa strada. Ecco perché questo apparente forestiero non solo fa il cammino con loro, ma dice con molta franchezza: ma che sono queste parole che vi scagliate addosso l'un l'altro? E fanno capire quanto Gesù si presenti davvero come un profeta, quel profeta potente in parole ed opere davanti a Dio e davanti al popolo. Gesù, dopo essersi fatto compagno di viaggio, comincia a interrogare le scritture
interrogano ancora noi oggi. Perché con la morte in croce questa speranza in Cleope, nell'altro discepolo, è morta. Hanno visto, come dire, con una sorta di grande disillusione. Sono 3 giorni che sono avvenuti questi avvenimenti e sembra che non sia successo nulla. E hanno dimenticato che Gesù, prima di iniziare il viaggio a Gerusalemme, in quelle famose clausole, se uno vuole venire dietro di me, aveva anche aggiunto: il figlio dell'uomo, quindi il vero uomo, dovrà soffrire, essere messo a morte, ma poi risorgere il terzo giorno. E quando infine aggiungono anche un resoconto scettico della visione degli angeli, addirittura un pregiudizio sulle donne, le donne stanno delirando, hanno detto che hanno visto gli angeli, alcuni dei nostri sono andati ma non hanno visto nulla. Ecco, Gesù legge nel loro cuore questa paura, la paura che attanaglia anche nel cenacolo domenica scorsa i discepoli, e li definisce con due aggettivi molto forti: afronoi, stolti, senza testa, kai bradeis, tachicardia, pesanti di cuore. Noi spesso siamo così, stolti, senza testa, senza quella intelligenza fidei, direbbe il grande Benedetto XVI, e pesanti nel cuore, cioè non riusciamo a percepire la parola dei profeti. Allora Gesù, cominciando da Mosè e dai profeti, spiega tutto ciò che le scritture riferivano di lui, perché tutte le scritture riferiscono a Cristo e Cristo le illumina, perché lui è il vero interprete. Ecco perché le scritture trovano il loro centro nel compimento della Pasquale, quindi attraverso la passione, morte e resurrezione, le scritture diventano frutto anche della nostra vita. Ed è a questo punto che lo sconosciuto, ancora non completamente riconosciuto, fa finta di andare oltre. E qui stimola, in un certo senso, l'appetito e il desiderio dei due discepoli, e quelli insistono per trattenerlo. Ormai si fa sera, questa bellissima espressione, e il loro cuore arde all'ascolto delle parole. Gesù entra per rimanere con loro, e quando va a tavola fa quei gesti che ormai sono gesti che convocano l'assemblea, sono i gesti che noi ogni domenica viviamo: prese il pane, disse la benedizione, lo spettò, lo diede loro. Sono i gesti dell'ultima cena, sono i testi di quella cena che ogni domenica continua. Una cena, non tanto un pranzo. Molta gente dice: ma perché si chiama la cena? Ebbè, il grande Origene diceva: perché il pranzo è per la vita, ma la cena eucaristica, parole di Eucaristia, sono per quella comunione definitiva con Cristo. L'Eucaristia che noi celebriamo ogni domenica è per quella comunione definitiva, ed è in quel momento, in quella intimità creata dalla parola e da quei gesti, che poi sono la rivelazione di Dio, che i loro occhi vengono aperti ed essi lo riconobbero. Non dice lo videro, l'hanno visto anche prima, ma lo riconobbero. E proprio in quel momento Gesù cambia la sua presenza, diventa invisibile, ma il cuore ha palpitato, per cui subito fanno di nuovo il cammino verso Gerusalemme, riprendono la sequela e lì trovano riuniti gli 11 e quelli che stavano con loro, e annunciano: il Signore è veramente risorto, dicono i discepoli del Cenacolo, è apparso a Simone, e anch'essi raccontano la loro esperienza. Bello questo viaggio di ritorno alla comunità. Domenica scorsa Tommaso non ha creduto alla comunità. Oggi Cleope, l'altro discepolo, il ritorno alla comunità. Cari amiche e cari amici, c'è sempre il riferimento alla comunità. È nella Chiesa che noi possiamo davvero fare esperienza della Pasqua. E questa pagina straordinaria ci rivela che la parola contenuta nelle scritture, l'Eucaristia, la nostra comunità, sono i luoghi privilegiati della presenza del risorto. Sono la sintesi di quello che noi chiamiamo l'Eucaristia, la messa, la sinassi, la fractio panis, la possiamo chiamare in mille modi, ma è lì che il risorto viene riconosciuto e celebrato come il vivente, colui che ancora oggi dà la vita a tutti quanti noi, se ognuno di noi aderisce a questo mistero. Ecco perché oggi ci viene data anche una sorta di schema del sinodo, no?
Gesù ci chiede di fare cinque cose, come ha fatto lui: camminare insieme agli altri, porre domande per far uscire fuori le delusioni e le paure, metterci davanti alle sante scritture che contengono la parola, celebrare l'intimità e sperimentare quella presenza invisibile, ma davvero forte, nella forza dello Spirito Santo, del Cristo risorto. Ancora oggi egli continua a camminare con la sua Chiesa. Ecco perché noi credenti diciamo: è il credere a Cristo che mi porta a cercarlo nelle Scritture. Noi crediamo prima a Gesù Cristo, come Francesco di Assisi, e poi attraverso lui e insieme a lui lo cerchiamo in tutte le Divine Scritture per fare esperienza ancora una volta della Pasqua. Lo cerchiamo e lo troviamo, questo è fondamentale. Lo Si fa cerchiamo, si trovare. fa trovare. Sì, mi sono corretta, come una brava Gesù ci studentessa. cerca per farsi cercare, ci trova per farsi trovare. Il gioco è sempre da parte sua. Noi dobbiamo essere un po' come il Sabato Santo, no? Un po' più femminili, nel senso di lasciarci cercare, come la donna samaritana al pozzo, come la bellissima sposa, la ragazza del Cantico dei Cantici. Ma è Dio, è la misericordia del Padre, che è Cristo, che ha la prevalenza. È Lui che viene a cercare noi. Grazie Padre Ernesto, grazie. Bellissime le tue riflessioni anche oggi e ti ringrazio ovviamente non solo da parte mia, ma anche da parte di tutti coloro che ci seguono. Noi ringraziamo Gesù per questo cammino di Emmaus che davvero ci insegna tanto. Buona vita e buona Pasqua. Buona vita e buona Pasqua. Shalom. Shalom, Berachah Alechem.